Ci sono, ci sono. 46esimo incontro di Io sto a casa e parlo di pallavolo. Questa volta un ospite straniero, un ospite speciale, Jan de Bran, un grande allenatore belga che ha allenato Fenerbahce, la nazionale ungherese, la nazionale austriaca in questo momento, ha allenato in Italia in A1 a Urbino. Insomma, adesso ci racconterà lui il percorso. Ciao Ian, intanto ti saluto e ti do la Ciao, parola ciao per tutto. Maurizio, ciao a tutti. Ciao. Hello everybody. E ad aiutarci in questo incontro ci sarà Gaia Riedmüller, che è una ragazza che è libero della mia squadra, che è esperta di lingue, per cui tradurrà dall'inglese in italiano quello che Ian ci dirà. Volevo dire che purtroppo stasera non ci sarà Rocco Bruni, o può darsi che entrerà in corsa per un problema familiare, e quindi salutiamo Rocco e niente, se entrerà in corsa gli daremo spazio. Bene, allora io andrei alla prima domanda, Jan, che raccontaci la tua storia di coach e le tue esperienze nei club che hai allenato. Te la deve tradurre Gaia o hai già capito? Sì, ho capito la questione. No, no, è un problema. It's not a problem to understand the question. The problem is to speak Italian fluently, and that's why I'm speaking in English. So, actually, I started to play volleyball when I was 8 years old. Ok, hai iniziato a giocare a pallavolo quando avevo 8 anni. My father was president of the club and he founded the club. And in the same time with the first team, they started to work with the youth and to make a youth team. So my brother was 3 years older than me, and I was a little bit so profiting from the fact that my brother could start with the youth team and I tried to join with the youth team. E suo fratello aveva 3 anni in più di lui e per questo ha approfittato anche del fatto per entrare in squadra, in quanto suo padre proprio ha fondato appunto il club in cui ha iniziato a giocare. And the club was situated also in the school where I went and was only 150 meters from our home. So the gym, where everything, where we started to play volleyball, was really our second home because my mother was also doing the cafeteria in the club. So our family was living at home and also there in the club. Casa sua distava dalla palestra circa 150 metri e questo ha portato appunto la pallavolo e la palestra a diventare la sua seconda casa, in quanto anche sua mamma lavorava in caffetteria. And I started to coach already at 17 years while I was playing and going to school. I started to coach a very young team, the boys of 9 to 11 years old at 17 years. Ha iniziato ad allenare all'età di 17 anni mentre giocava, quindi mentre si allenava e studiava. I ragazzi che allenava andavano dai 9 ai 17 anni. And I started to study physical education. So, and I continued. I was studying, I was playing at the highest level in our club, and I was coaching a youth team. Lui ha studiato educazione fisica e appunto giocava a livello più alto, cioè nella categoria più alta del suo team, della sua squadra. So I did this afterwards when I finished my studies of physical education. I became a teacher in the school, in the same school where I went. And so I was doing, okay, I was player, I was teacher of physical education, and I was giving training of the youth, all in the same club. Finiti gli studi, appunto diventa insegnante nella stessa scuola che ha frequentato e contemporaneamente allena appunto la squadra della scuola.
And I played till my 31 years old with, about 300 selections also with the national team. And at 31 years old, I stopped to play volleyball because of a serious injury at my knee. E ha giocato fino a 31 anni, dove poi è stato costretto a smettere a causa di un grave infortunio, e ha partecipato a più di 300 selezioni nazionali. And from that moment I became first an assistant coach of first division team. I was the assistant of Dominic Byens, who was already a good coach by that time. He was an ex-teammate from me. And I was assistant coach there, but in the same time I was coaching a satellite team only with young players between 18 and 22 years old, who was the future, was going to be the future for that club. So I combined teacher of physical education, being assistant coach, training a youth team of 18 to 22 years old, and still training the very small kids between 7 and 15 years all in the club. So I was doing like four little jobs. Da lì in poi appunto diventa coach assistente della prima divisione, è l'assistente di un suo vecchio compagno di squadra, e inoltre contemporaneamente allena i ragazzi dai 18 ai 23 anni sempre all'interno della scuola, che appunto reputava, diciamo, la squadra o il club del futuro della loro scuola, e appunto inoltre faceva l'allenatore di un gruppo di ragazzi comunque dai 7 ai 15 anni. So I stayed 3 years like this, and we were very successful with that first team, because we played two times the final four of the Champions League with that team. It was a very good Belgian team with a lot of possibilities and a very good structure. So it was a very good experience. And after those 3 years, I got an offer from a first division team to become the first coach. Always, I'm talking always about men volleyball, of course. Allora, la prima squadra ha raggiunto degli ottimi traguardi in quanto è arrivato appunto due volte alle Final Four della Champions League, e ha avuto molte possibilità e ha fatto molte esperienze, e dopodiché ha ricevuto un'offerta come primo coach in una squadra di prima divisione. And from that moment, I coached 7 years at the highest level in Belgium with two different teams. And I accepted also for the summer to coach Belgian junior national team. And some really good players were in my selection. And maybe Italians for sure will remember Wout Weismans and Frank De Pestele. They were the two famous players who were at that time in the junior national team. Da lì in poi, per 7 anni appunto, allena la maggiore categoria, e in seguito, durante l'estate appunto, gli viene fatta un'offerta, o meglio, va ad allenare la squadra nazionale juniores. Sì, con Wout Weismans. Wout Weismans is a very good player. Sì, in questa appunto squadra ci sono stati due giocatori che adesso mi sfugge il nome, e che appunto sono stati molto importanti e molto, molto conosciuti anche al di fuori del Belgio. In all that period, together with my brother, who is also a very good coach, we traveled all Europe to follow training camps of what we call the masters. You learn from the masters. So we went to follow training camps of Bernardino, Zé Roberto, Bebeto. We went to Italy with the national junior team. I had a lot of contact also with Lorenzetti, Marco Mencarelli, and so Silvano Prandi are the most famous. And we traveled all Europe, went to a lot of tournaments
to follow seminars to develop as a coach. Lui insieme a suo fratello, che era anche comunque anche lui un coach, hanno viaggiato in Europa per appunto diciamo conseguire questi master o meglio seminari e fare tornei per vedere tecniche di allenamento piuttosto che per proprio vedere altri validi metodi. E inoltre è stato in contatto con anche due allenatori molto importanti italiani, Angelo Lorenzetti e Mencarelli. And also all your coaches, Prandi, Bebeto, Zé Roberto, Bernardino. So every chance that we got, we went to follow seminars and to learn something new in volleyball. And then another period started in my career. I got an offer from a women team. A manager called me and I said, Jan, don't you want to change to become a woman team coach? And the first I was not so enthusiastic about it because I was always in men volleyball. And I told him, listen, if you find girls who wants to work 9 times in a week and on a professional way, okay, I accept, because at that time, a lot of women teams, they were or studying or working and only playing volleyball 6 to 8 hours in a week. And I didn't want to do a step back as a coach and to become again an amateur. I wanted to continue as a professional coach. And finally, that manager found 9 girls who wanted to work 9 trainings in a week and to start on a professional way. And I accepted to become a woman team coach. Successivamente, appunto, inizia un altro periodo nella sua vita dove gli viene fatta un'offerta di allenare una squadra femminile. Inizialmente era un po' scettico e non molto entusiasta di questa offerta. Tant'è che appunto ha detto che se trova ragazze che sono disposte ad allenarsi duramente 9 giorni a settimana, allora va bene, perché comunque non voleva fare un passo indietro, voleva restare professionista e non tornare di nuovo nel mondo amatoriale. Hanno trovato 9 ragazze che erano disposte a fare un duro allenamento per i giorni appunto richiesti. And it was the beginning of a story that still now I'm still a women coach, so at the end it was not such a bad choice. Sì, è stato l'inizio di una nuova, diciamo, avventura, visto che considerato che adesso è un allenatore di una squadra femminile, quindi more than 20 years I'm now a woman team coach. Ah, ecco, è da più di 20 anni che è un allenatore di una squadra femminile, quindi diciamo che non è stata proprio una scelta così brutta. And so from the first season, I was the team was quite successful. We won 4 times in a row the championship. We went 3 times to play the final 4 of the Challenge Cup. So it was a really big success story with that team. The team was that of Octongren. Nella prima stagione arriva 3 volte. Dalla prima stagione arrivano 3 volte in Final Four e comunque vincono svariate volte, appunto. So after 4 years with that team, the national team of Belgium called me to become the national team coach and to work also in the volleyball school, because there is a national, like Club Italia, a national volleyball school in Belgium. So during the season, you work with a national volleyball school. And in the period between April and September, you work with the national team. So I accepted this offer and I was 4 years. I was the national team coach of Belgium. Dopo 4 anni appunto diventa coach della volleyball school, quindi la scuola di pallavolo che è
più o meno riconducibile al nostro Club Italia, e invece fra aprile e settembre si dedica maggiormente con la nazionale, quindi anche qui ha fatto diciamo un doppio turno tra virgolette, nel senso che appunto allenava due squadre differenti. And the best result with the national team of Belgium so far was that we ended on the seventh place at the European Championship in 2007. Il miglior risultato appunto della squadra nazionale belga è stato il settimo posto agli europei del 2007. After that, I started my international career. So I stopped coaching Belgium and I went abroad. E inizia successivamente la sua carriera internazionale e quindi smette di allenare il Belgio. It was a good period because my two children, I have one son and one daughter, at that time were studying at the university, and so the life was going on in a good way, and I was in the possibility to do another step in my career and to realize one of my big dreams, and that was to coach in another country. Questo è stato comunque un bel periodo per lui, in quanto entrambi i suoi figli, un maschio e una femmina, studiavano all'università, e questo permetteva a lui comunque una miglior facilità, in quanto non doveva particolarmente curarsi di loro, e quindi ha deciso di comunque perseguire un altro dei suoi sogni, fare un altro step all'interno della sua carriera pallavolistica, ovvero quello di appunto allenare una squadra estera, quindi uscire dal Belgio. My first team was Tenerife. At that time was a really high level team in Europe, and in Spain was a very good competition with all professional players from high level, from Cuba, from Brazil, all over the world they came to play in Spain. So I was 1 year and a half coaching in Tenerife, but unfortunately the president died in my second year, and suddenly there all the team was broken. There was no more money, and it was really a pity, because it was a very nice club, and I don't have to tell you, Tenerife, it's a beautiful place to live. La sua prima squadra è stata quella di Tenerife, che al tempo era una squadra di altissimo livello, conosciuta e comunque anche molto forte in Spagna, e tant'è che da tutto il mondo, quindi anche Cuba e Brasile, arrivavano giocatori per giocare nella squadra di Tenerife. Sfortunatamente dopo due anni è morto il presidente appunto della squadra, e questo comporta appunto, diciamo, una rottura all'interno della squadra e anche una carenza, diciamo, di soldi, che è stato un grande colpo per l'intero team e anche appunto per Ian, ed è stato un peccato appunto. On the other side, I was lucky because there was also a Turkish player in Tenerife, Neslihan Demir, and through her contact with her husband, I got there in January an offer from Fenerbahce, Turkey. D'altra parte, all'interno di questa squadra c'era una ragazza russa e una ragazza turca che attraverso contatti con suo marito è riuscita, diciamo, a procurargli, tra virgolette, un posto all'interno di appunto una squadra turca. And Fenerbahce was at that moment on the seventh place. And yeah, we could realize another dream is to become champion at the end of the season. So directly was a very nice story. And the second year with Fenerbahce, I had players like Osmokrovic, Gamova, and we won 55 of 56 games. We just lost one important game, the Champions League final against Bergamo, 3-2 in Cannes.
Allora, è appunto arrivata a Fenerbahce che a quel tempo appunto era settima in classifica, si realizza un altro sogno, ovvero quello di diventare campioni a fine della stagione. Nel secondo anno giocava insieme a Gamor e hanno vinto 55 partite su 56 e l'ultima, l'unica partita appunto che hanno perso è stata la finale a Bergamo. So it was a really nice period to work at that moment. It was like the start of a growing Turkish volleyball. All the best players of the world came to play in Turkey. And still now, I think Italy and Turkey are the two strongest competitions with the strongest teams in the world. So I was happy that I could give a start to Fenerbahce to show on and to show themselves as a really important team on the international level. È stato un bel periodo che comunque ha segnato anche la crescita della pallavolo turca. E moltissimi giocatori e giocatrici venivano da tutte le parti del mondo per giocare in Turchia e secondo lui appunto l'Italia come anche la Turchia hanno diciamo, i campionati più forti o comunque più combattuti tra di loro. After that, okay, Zé Roberto took over Fenerbahce after 1 year and a half. So it's not always evident in Turkey that you have good results and you can continue as a coach. After that came a period that was much more difficult for me. I was still coaching abroad, but not always with the same success as in Turkey. And then I went to countries, Azerbaijan, I was in Switzerland, in Germany, in Italy, with teams working with all very nice experience, but not with the same success, of course. Dopo appunto circa un anno, diciamo che non ha più avuto lo stesso successo che ha avuto all'inizio con appunto la squadra turca, anche in Turchia ha iniziato a perdere qualche partita, si è diciamo trasferito dove è anche allenato in Azerbaijan, in Svizzera e in Germania. Le esperienze erano belle comunque i tempi anche, però purtroppo appunto i risultati non erano gli stessi che con il Fenerbahce in Turchia. And afterwards came an offer from the national team of Hungary, and I stayed like 6 years. I was the national team coach of Hungary. Dopodiché arriva un'offerta dalla nazionale ungherese dove allena per 6 anni più o meno. And I got again an offer from Turkey, in this time was Bursa. Bursa, and with Bursa we won the challenge. We won the Challenge Cup, and afterwards I received again an offer from Fenerbahce, the second time that I could go to that club. Mentre era in Ungheria ha ricevuto un'offerta da Bursa, non so come si pronuncia in realtà, e vincono la Challenge Cup e successivamente riceve un'offerta nuovamente dal Fenerbahce. But the financial situation in Fenerbahce was really bad in that year that I was there. A lot of months we didn't see any money. It was a really tough year, and also the results. We were in the beginning, we won 11 games in a row, but afterwards, after 5 months, no payment. And they started, okay, also the performances went down, some injuries. And so it ended not in a very good way in Fenerbahce. Purtroppo la situazione finanziaria in Fenerbahce non era delle migliori, non venivano diciamo pagati, non c'erano soldi. Nonostante ciò hanno vinto le prime 11 partite, però purtroppo successivamente senza stipendio il rendimento anche degli atleti è andato a calare e la stagione non è finita nel migliore dei modi.
So after Fenerbahce, I took again the national team of Hungary, but this time full time. The federation put me at work to promote volleyball all the year around, to work in a lot of clubs with the youth, with all different teams, and to really to promote volleyball in Hungary. And there was the European Championship in 2019. So I coached Hungary again from 2018 till the end of 2019. Successivamente torna ad allenare la nazionale ungherese, questa volta a tempo pieno. Gli è stato, diciamo, affidato un incarico, ovvero quello di promuovere la pallavolo in anche squadre diverse all'interno dell'Ungheria. Nel 2019 c'è stata la Champions, appunto, in Ungheria, e lui ha allenato la squadra nazionale dal 2018 alla fine del 2019. And we are finally at the last year. So now I'm working in a club in Hungary as a technical director. So I am the coach of the coaches. There are like 250 children and 15 coaches to organize the trainings. This is in Szeged, in a club in Hungary. And I got also the offer for the national team of Austria, women team. And so I'm combining now those two jobs. Ora è, diciamo, direttore tecnico di un team in Ungheria dove è unito a 50 coach e 250 ragazzi a Szeged, e gli è stata anche fatta un'offerta per la nazionale austriaca, quindi adesso anche ora sta combinando entrambi, diciamo, i lavori. That's the coaching story. So it's a long story. Grazie, Ian, di questa lunga storia. La seconda domanda è questa. La nazionale belga, la pallavolo belga negli ultimi 20 anni è cresciuta molto, fino ad arrivare, no, al settimo posto all'europeo, a vincere il titolo europeo pre-juniores a Rotterdam nel 2007. Insomma, è un... Diciamo, c'è stato un processo di trasformazione. Ce ne puoi parlare? Cioè, quali sono state le chiavi di questa crescita? Okay. So I think the most important thing is the creation of the volleyball school. It started more than 20 years ago, and let's say that the best coaches at that moment who were working with the youth came to the federation and shared the knowledge and to start to develop really good players. So the start of a volleyball school in Belgium was really important, but it took 10 years before we had a continuous result, that we were qualifying every 2 years for European championships, even for world championships. So it took 10 years of work, and then we were having really good results. So I think the most important, the first thing, was the volleyball school. La cosa più importante, appunto, è stata la creazione proprio della scuola di una vera e propria scuola pallavolistica, che è, appunto, iniziata più di 20 anni fa. I miglior coach sono andati, diciamo, dalla federazione e hanno condiviso le loro esperienze e comunque i loro pensieri. Nonostante ciò ci sono voluti più di 10 anni per avere e far sì che i risultati fossero costanti, tant'è che comunque adesso, cioè, si sono qualificati più volte per gli europei e hanno avuto anche ottimi risultati all'interno della Champions. And there was a little bit of difference between the women and the men, because the boys who are good and who finished the volleyball school, they always found very good professional clubs in the men teams. So there was Mazek, Ruslar, Lenik. So all the good players could go first to that team for eventually after to make another step to go abroad. For the girls, it was much more difficult. They were coming from 20 hours of training
in the volleyball school, but there were not enough professional women teams. Only one, two teams trained in a professional way with 20 hours in a week. So there, the player had to make immediately a huge step to go abroad and to learn the volleyball, what they got taught in the volleyball school, they had to learn in Italy or in Germany or whatever, and to go abroad. But in some way, okay, it succeeded. And after, so that's the difference between the boys and the girls. Bisogna differenziare comunque tra, diciamo, la carriera maschile e quella femminile, in quanto comunque gli uomini, terminata la scuola pallavolistica, hanno trovato importanti team all'estero, quindi sono stati anche accettati all'interno di questi team. Mentre per quanto riguarda le femmine, nonostante facessero comunque 20 ore di allenamento a settimana, non erano abbastanza professionali per i team o per le squadre all'estero. Per questo dovevano affrontare anche un grandissimo sforzo e fare un enorme passo avanti per poter accedere a squadre estere, però alla fine alcuni sono riusciti a farlo. So the most important thing was, in my opinion, the volleyball school, where we started to have a better detection of talents. We started regional, provincial, and then national to make selections. We were looking for big and taller girls, and we found them. And before, they went to basketball or to handball, and now they choose volleyball because yeah, we had good results. And when you have good results internationally with the youth, with your first teams, a lot of young girls and young boys are attracted to play also volleyball. E la cosa più importante, secondo lui, è stata appunto la creazione proprio della scuola di pallavolo, dove sono state fatte selezioni, prima a livello provinciale, poi regionale, successivamente nazionale. E un grande passo avanti è stato anche quello di proprio cercare ragazze comunque alte e grandi, che tutt'oggi appunto ragazze iniziano a scegliere la pallavolo piuttosto che il basket o la pallamano come facevano inizialmente. Because the volleyball school had a goal is okay to put the best players there to prepare for the Belgian competition. But there was another goal behind. It was okay to make really good international volleyball players. So what are the needs for becoming a really good international player? So you need power, you need strength, you need speed, you need this. And so we started really to select better and better. And that's what we are profiting from. And we found the boys and the girls to achieve that level. Lo scopo non è solamente preparare i ragazzi, comunque le ragazze a livello nazionale o comunque al campionato belgio, ma è soprattutto quello di diventare un team all'altezza delle altre squadre europee o comunque estere, di diventare un team nazionale all'altezza delle altre. Quindi hanno iniziato a selezionare sempre di più e sempre meglio ragazze e ragazzi con determinate caratteristiche fisiche, dai quali poi trovano anche, diciamo, un profitto tra virgolette e un beneficio per la propria squadra e poi successivamente per i campionati. And of course I don't have to tell you the national team, if you qualify every 2 years for European Championships, for World Championships, you have to be present in those big competitions, and then your players can grow. If you are not in those competitions, it's very difficult to find opponents, okay, and to train at a higher level. But if you participate in the big events, Olympic tournament is still a dream, but it's a goal for us. We put it as a goal. One time we want to go with a Belgian women or men team to go to the Olympics.
but it's very hard in Europe to qualify. So, but we could already achieve with Belgium, okay, to be present all the time in European championships and world championships. And that's, I think, really important to make the players grow. Per appunto garantire anche un futuro all'estero dei ragazzi, o comunque dei giocatori, è necessario comunque essere presenti all'interno di competizioni come la World Champion e il campionato europeo, e bisogna comunque per questo anche allenarsi duramente e garantire, diciamo, costanza. E per quanto riguardano le Olimpiadi, è un sogno, è un obiettivo che vogliono raggiungere, in quanto comunque è molto difficile qualificarsi, e però ovviamente ce la stanno mettendo tutta per portare o la squadra maschile o la squadra femminile a raggiungere le Olimpiadi. Ok, Jan, c'è una piccola sorpresa, perché c'è un amico tuo che è Andrea Ibana, che è stato il tuo secondo allenatore, e io gli darei un attimo la parola per salutarti prima di andare avanti con la terza domanda. Un amico tuo, amico nostro, Ok, ciao Andrea, tutto bene? Ciao Jan, tutto bene, come stai? Sì, molto bene, grazie. Bene, il tuo italiano è ancora perfetto. No. It's better to continue in English. It's better. No, vabbè, io dico in italiano che essere il secondo di Jan è stato favoloso, è stata un'esperienza incredibile. Era una stagione particolare perché eravamo a Morbino in mezzo a un periodo abbastanza di crisi, ma lui ci aveva riportato entusiasmo, cioè, e la sua grande conoscenza della pallavolo era stata per noi un toccasana. Ritengo che sia una delle persone nell'ambito della pallavolo da cui ho imparato di più, poi sono stato con lui anche in Ungheria, e che sia una delle persone che davvero mi ha insegnato di più, ma anche a livello umano, per come ama il gioco. I told Jan that I sì, love sì, to work with you. Ho capito. Perché veramente il suo amore per il gioco lui riesce a trasmetterlo in una maniera che pochi altri al mondo riescono. E quando lavori con lui senti proprio, percepisci proprio di essere in love with the game, ok? Questa è una cosa favolosa che cerco di portarmi dietro, e spero che in futuro ancora avrò l'occasione di lavorare insieme, perché è spettacolare. È un allenatore incredibile, una persona incredibile, siamo ancora amici, ogni tanto ci scambiamo delle foto di dove siamo nel mondo ed è meraviglioso. Quindi averlo qua come ospite è un grande privilegio, ecco. Grazie Andrea. E di cosa? La verità, solo la verità. Andrea, ho visto che c'hai lo stemma della Roma, ma cos'è, la Roma Calcio? Perché hai cambiato fede, no? No, per carità, no, è che come... No, si possono cambiare mille cose, ma non la fede calcistica. Apposta, mi sembrava strano. No, è che come saprete, Volley Ro sta collaborando con Roma Volley per la 2, e allora abbiamo, insomma, un po' di che si mischiano sulle magliette, però insomma è per questo. Era uno scherzo, perché sappiamo che sei tifoso sfegatato del Toro, e quindi... Purtroppo sì, in questo momento, purtroppo sì, nel senso che ne farei volentieri di essere del Toro in questo momento. Però... Sì. Va bene, grazie Andrea. Ciao Andrea. Grazie a voi. Ciao Jan, buon proseguimento. Grazie. Allora Jan, veniamo alla terza domanda. Quali sono le tue convinzioni e la tua filosofia che ti guidano come coach nel volley? Well, I think it's quite easy. First, you need passion. If you don't have the passion for the game, the love for the game, it's impossible to continue like this a long, long time. So... it's the most important for a coach to be passionate and to transmit his passion to you, to your players.
per rispondere a questa domanda ha detto appunto che è molto facile, secondo lui appunto la passione è la cosa più importante e senza questa passione non si può andare avanti, non si può svolgere al meglio il proprio lavoro e bisogna inoltre trasmettere questa passione agli atleti e comunque anche allo staff. I try to show all the times the love for my sport day by day. To enter in the gym is like a pure joy for me. When I see the net, the court, to touch the balls, to play 1-1 as a preparation, to play a little bit attack defense, it's still for me at 62 years old, pure joy to enter in the gym. Cerca di far vedere sempre l'amore che prova nei confronti di questo sport per la pallavolo e ogni volta che entra in palestra è gioioso, c'è sempre questa gioia in lui quando vede la rete, i ragazzi che si allenano, anche quando si gioca uno contro uno, è sempre un'emozione molto forte, anche e soprattutto a 62 anni. Then for me there are like some keys to obtain success. But success for me is not winning by points. Success for me means how many players can I make crazy of volleyball, that they love this game. That's for me the success. And there you have certain keys, okay, to obtain the success. Per Ian ci sono delle chiavi appunto per accedere al successo. E per lui il successo non è solo vincere appunti, ma trasmettere quell'amore agli atleti per la pallavolo. Quindi a quanti atleti lui riesce a trasmettere l'amore per questo sport. So and then of course you have keys where everything is turning around. The first one is motivation. The motivation has to come from the inside for a player. I don't have to say, okay, an extra motivation, you are going to have extra money if you win this game. We should focus on the insight, the inner motivation of a player. If the inner motivation of a player to grow every day, to get better every day, then we are on a good way. So I talk always about motivation first. Il primo punto è la motivazione che deve avvenire o deve essere presente all'interno di un giocatore. Appena detto che non deve dare altre motivazioni, quindi non deve essere, per esempio, non so, se giochi meglio ti do più soldi, ma proprio questa motivazione deve essere all'interno del giocatore che poi lo porterà a porsi l'obiettivo migliorare ogni giorno. Second is, okay, we have to make hours, of course. So it's hard, but smart work. Understand? Yes. Ovviamente detto che bisogna fare il proprio gioco, bisogna fare il nostro. Ciò è difficile, però intelligente, o comunque, appunto, ne vale la pena. The third important thing is to show respect. Respect in all the things that you are confronted with. Respect your coaches, respect your teammates, respect your opponent, respect the referees, respect the people who make it possible that you can train every day in a nice gym. The toilets are clean, the dressing rooms are clean. So it shows a little gesture from the players, from the coaches who work there, towards the people who are doing that for us.
This is really important for me. La terza cosa a cui lui tiene di più è il rispetto in tutte le circostanze, quindi rispetto per gli allenatori, per la squadra, per gli avversari, per gli arbitri e soprattutto per le persone che ti permettono di allenarti in una palestra con i bagni puliti, in una palestra in cui la rete è già montata, e eccetera, eccetera. Questo appunto ribadisce che è molto importante. I was really lucky to go a couple of times, three times exactly to Japan. And I don't have to tell you how much respectful the players are towards the coaches and among each others. I always gave that example to my players too. Okay, I would like, not that you are taking, it's part of a culture, of course, but it's very important to give that to your players. È stato molto fortunato ad andare tre volte in Giappone, dove il rispetto, diciamo, è a uno stadio massimo, quindi il rispetto tra i giocatori e tra giocatore e allenatore è molto molto alto. E appunto un suo desiderio è quello di portare questo rispetto ad essere una cultura, una specie di cultura della propria squadra. And maybe with the four key, there are many keys, but for me the fourth more important is to have fun, the joy to play, show it every time. There are, maybe I consider myself also, when I was a player, sometimes you are too serious because you are too focused and you cannot even enjoy the point you made. So when I decided to be a coach, I wanted one thing, is that my players have fun on the court. No matter what is the score, we make a point, please enjoy the point. To have that fun, to have that emotion. Volleyball for me is also emotion, and to show that emotion. And I am pretty sure if a team, even if they are losing, but they give everything what they have, they show emotion towards their public, they have a good rapport, connection with the public, the fans will not drop you. The fans love to see emotions of players. They love the players who give everything and to show the joy on the court. They don't like zombies who are not happy just by scoring a point. The fans are coming for those players who give that extra joy, and they are willing to come back for you if you show that. Ovviamente ci sono diverse chiavi, ma un'altra delle più importanti per lui è la gioia e il divertimento che devono emergere all'interno di una partita, ma anche all'interno di un allenamento. A volte si è troppo seri perché troppo focalizzati su un focus o su un obiettivo che non ci si gode nemmeno i punti che si fanno, diciamo si perde un po' questa gioia. Lui vuole che i suoi giocatori si divertano anche quando magari stanno perdendo, e questa emozione di esternarla e farla percepire anche al pubblico, perché il pubblico ama vedere questo tocco di gioia in più. E anche se una squadra sta appunto perdendo, di non dimenticarsi che la gioia fa una grandissima, svolge un grandissimo ruolo e ha una grandissima parte all'interno proprio della partita. And my philosophy of playing, you have to see it like a DNA, your DNA. So you have Italian school, you have Japanese school, United States, all those experience that you gathered as a player,
as a coach in all the styles of playing, this is making your philosophy. So I have not a philosophy of Jan de Brandt. It's not existing. It is all the knowledge that you gather together that they are making your way, your road, how you are going to face. And every road that you take every season is unique, is never the same. Even if you had success the year before, it's not guaranteed that if you do the same practices and the same way that you are going to be successful the next year. You have always to adapt, to change, to be flexible, and to transform your road. Per quanto riguarda la sua filosofia, diciamo che lui la vede più come un DNA. Ci sono diverse scuole, squadre di pallavolo, come quella italiana, americana, giapponese e molte altre, e le esperienze che un giocatore, ma anche un allenatore fa, questo costruisce poi e sviluppa la propria filosofia. Non c'è una filosofia predefinita, dice Jan, ognuno sviluppa la sua, perché ogni stagione appunto dà qualcosa in più che poi si trasmette agli altri quando magari si cambia squadra, si incontrano persone nuove, ci si scambia idee e ogni piccola parte, anche ogni piccola emozione che si coglie da un'altra persona rafforza la propria filosofia. Ovviamente bisogna essere flessibili e pronti a trasformare ogni giorno, piuttosto che ogni anno, il proprio DNA. And you could say, okay, maybe this is the last phrase, is change is the food of life. Il cambiamento è il cibo della vita, detto che questo è, diciamo, un piccolo motto. Ok, andiamo alla quarta domanda. Se la cava bene, Jan, Gaia come traduttrice? Sì, fantastico, grazie. sì. Perfetto. Che cosa ritieni, Jan, la cosa più importante per vincere nel volley? L'abbiamo chiesto a tutti gli allenatori, da Karch Kirali a Zé Roberto, a Bernardino, a Silvano Prandi, Mazzanti, insomma adesso è inutile nominarli tutti perché sono stati 46 appunto, e vogliamo sapere la tua opinione. Che cosa è importante per vincere? I always remembered one phrase of Doug Beal. Gaia? Sì, sempre ricordo una frase di Doug Beal. Doug Beal said, winning is the byproduct of a good program. Vincere è il risultato di un buon programma. So first is the program, then is the players, and then is your staff. Prima c'è il programma, poi ci sono i giocatori e poi c'è lo staff. It's very easy to say, okay, we want to win the first game, but the thing is, okay, to win at the end of a competition. That's the most important. So we are going on step by step. Sometimes you want to go too fast, and I prefer to go slower, but more accurate. Naturalmente l'obiettivo principale, diciamo, che è quello di vincere più partite possibili, comunque di arrivare in cima alla classifica, però preferisce fare step by step, quindi passo per passo, e più che fare tutto veloce è tutto male, quindi è meglio prendersi un po' più di tempo ma fare le cose più accuratamente. And I think it's very important from the beginning of the season to put your goal, the team goal. What is it? Is it winning the championship, or it is staying in the first division, or it's to end at the fifth, sixth position? So every team and every coach of that team has to put a goal very clear, and that's what we want to achieve by the end of the season. Molto importante è
all'inizio della stagione porre gli obiettivi che possono essere salvarsi, piuttosto che arrivare quinti, sesti a metà classifica o vincere il campionato. Questi obiettivi devono essere chiari e concreti in modo che si possano riguardare e riconfermare durante la stagione per averli ben chiari e fissi in mente. From one psychologist, because in every team where I worked, I try to involve also a psychologist in the team. In ogni team in cui lui ha lavorato, ho cercato sempre di inserire uno psicologo. One psychologist told me always this principle, okay, before the start, and also for every player during a game, it's the principle of stop, A, S-T-O-P-A. And it's an abbreviation of S from, okay, stop, T for think, O from observe, P for plan, and A, action. Okay? Yeah. And that's also in the beginning of the season, we stop, we think, we observe, we plan, and we go. Action. Okay. Uno di questi psicologi all'interno della squadra gli ha detto, diciamo, gli ha dato un'abbreviazione che è STOPA, che sta per stop, think, quindi pensare, observe, osservare, plan, pianificare, e action, appunto mettere in pratica, azione. E questo bisogna averlo ben chiaro all'inizio della stagione e fare questi passi e tenere conto di questa, appunto, abbreviazione. Of course, when you are, like in my case with Fenerbahce, if you are coaching a really good team, the planning is much more easy than with an average team or a lower team. And I tell you why. Quando si allena una squadra molto forte, molto esperta, come nel suo caso Fenerbahce, pianificare è molto più facile che in una squadra amatoriale. Because there are a lot of easy games in the championship. There are some medium games and very few top games. It's not the same like in Italy. In Italy, the competition is much stronger. Eh? But with a good team in Turkey, so that means with all the easy and the medium games, you can practice, you can train, and you want to train how to beat the good teams. But the game in the weekend is not so important. You can play with second six or just a little bit with the first and like this. So you can train to prepare the strong games. Capito? Sì. allora, appunto, qui Natale ha spiegato perché è molto più facile programmare una squadra esperta e una squadra forte. Allora, appunto, la causa principale, diciamo, è che ci sono molte partite facili, alcune partite medie e molto poche sono difficili. Ha fatto una piccola parentesi, includendo l'Italia, che appunto all'interno del campionato italiano le squadre, la competizione è molto più agguerrita e molto più competitiva. Contro le squadre, contro le partite più facili, quelle medie, si può praticare e comunque allenarsi per provare a vincere contro poi le squadre più forti. Si possono provare schemi, può giocare magari il sestetto di riserva, e sono molto importanti per prepararsi alla partita contro la squadra forte. Però la partita al weekend non è così temuta.
So that's why I consider the championships in Italy and in Russia, for example, are of a higher level than in Turkey. Because in Italy, every 3-4 days, you have to play a really hard game. So you are jumping from one preparation for a game to another preparation. Where is the time that you can train on your weaknesses or continue on your strengths? You are always busy with preparing against an opponent, against another team, and there is just a few time to train really well. And that's the advantage of the Turkish teams. They can train a much longer period, and they are in good shape physically, technically, tactically, strategically, psychologically for those top games. Italy, Russia, with all the travels included, is very hard. Okay. I campionati italiani e anche quelli russi, cioè il campionato italiano e quello russo, sono appunto molto più competitivi di quelli in Turchia. In Italia si gioca ogni 3-4 giorni partite difficili e il tempo per allenare i punti deboli di una squadra è molto poco, quindi anche focalizzarsi sulla propria squadra e sul proprio e sulle proprie debolezze è molto ristretto rispetto alle possibilità che ci sono in Turchia, dove per la maggior parte dell'anno ci si allena fisicamente ma anche mentalmente, mentre appunto in Italia ma anche in Russia questo tempo per guardare un attimo se stessi non c'è, manca. So that's what I wanted to say first. Okay, to win, you have to make a really good program. You have, to make an annual schedule of when are the moments that we have to really to peak, to be at the highest level, okay? And when are the moments that we are going maybe to lose some games because we are doing really hard physical work and a lot of technical work. And we have to include this as a coach, that we are going to lose maybe some games, but it will give us benefits at the end, profit at the end, if we continue our training, our annual training, and to be ready for the playoffs or for the Italian Cup to play at the best at that moment. Per vincere appunto si ha bisogno di un ottimo programma. Bisogna includere naturalmente anche momenti in cui si andranno a perdere delle partite, magari per affaticamento fisico, ma anche tecnico. Quindi, poiché appunto ci si allena costantemente sul fisico e sulla tecnica, bisogna calcolare che all'interno della stagione si andranno a perdere alcune partite, però i benefici si vedranno alla fine dell'anno, in cui appunto si avranno solitamente le partite più difficili e più importanti. To win includes also you need the players. But the most important, okay, as a coach, you want to develop every year that your player is growing. Maybe it's on the physical side. Maybe it's on the technical side. Maybe it is to understand better the game situations and to make the tactical choices. Every time you need to make a plan for every player individual. And then the most important thing, and maybe the most difficult thing, is from all those individuals to make a real team. And team together, everyone achieves more. Naturalmente la vittoria comprende e include anche i giocatori. È fondamentale la crescita di ogni singolo giocatore, che può essere una crescita tecnica, fisica, anche di lettura, ma anche tattica.
Quindi bisogna anche pianificare per ognuno di loro singolarmente. E poi la cosa più difficile è quella di unire tutte le pianificazioni singole in un'unica pianificazione di squadra. And of course to win tough competitions like in Turkey, in Russia or in Italy, you need also exceptional players. I don't have to tell you, but take out of Conegliano, take out Egonu and Volosh, and it's going to be a medium team. Take out of Exajibashi, Boskovic, is going to be a medium team. Take out of Fenerbahce, Vargas, is going to be a medium team. But it's not, it are just examples. It's much more than one player. But those players are really those who are going to win you the championship because they are really special. Zhu, when Zhu was playing in Vakif Bank, Zhu from China, yeah, those are the players who make you champion. Per vincere le competizioni in Italia, Russia, Turchia, abbiamo comunque bisogno di persone, di atleti, diciamo, tra virgolette, speciali. Ha fatto l'esempio di Conegliano, che comunque se si toglie l'Egonu e anche la Volos, la squadra diventa di medio livello, d'alto che è. Se si toglie la Boskovic, la squadra diventa una squadra di medio livello. La stessa cosa vale per Vargas. Naturalmente è molto più di un giocatore, però questi giocatori sono dei pilastri che tengono in piedi una squadra e che poi ti permettono a fine campionato di vincere le partite. The third thing is going together with the making of a team is to make an exceptional staff. When you see the team of Vakif Bank, for example, with Guidetti as a head coach. And if you see then the number of staff members, and they are all specialists in their part. I worked with that physiotherapist in Bursa, who is now the physiotherapist in Vakif Bank. Guidetti stole this physiotherapist because he's the best. And you make your team as strong as also you have the best scouters, you have the best doctors, you have the best physiotherapist, there is a nutritionist, there is a physical trainer who is among the best. And when those people cooperate together, then you create a winning team. And that's what Vakif Bank is realizing, what Fenerbahce wants to do, what Conegliano wants to do. It's not about one person. It's impossible for one coach now to control everything. And you need the best of the best next to you on the bench to help the team winning. Il terzo punto, la terza cosa, è appunto creare uno staff, il migliore staff che si può sa creare. È impossibile ormai che un coach controlli tutto, ha bisogno al suo fianco di uno staff all'altezza e diciamo è quello che stanno cercando di fare anche altre squadre come per esempio Conegliano, cercare giocatrici e uno staff altrettanto valido. Of course, if you want to create that winning team, it's not possible without money, without a good president and about good public relations, about sponsors. If you have money, you can buy the better players, you can buy the better staff, you can make a good program. So always the financial side will be also important in to create a winning team. Per diciamo creare un team vincente si ha bisogno di soldi, quindi bisogna essere economicamente comunque stabili, un buon presidente, relazioni pubbliche che comprendono naturalmente gli sponsor,
perché con i soldi riesci a comprare giocatori, riesci a comprare migliori giocatori, i migliori staff, i migliori allenatori e anche gli sponsor. Più grandi sono gli sponsor, più possibilità si ha. For me it was a very big challenge when I arrived in Hungary. I had to do everything in the national team. The physical preparation, the scouting, the analysis, the video, to be the psychologist of the team, tactical preparation, all in one person. At the end in 2000, it was in 2014. At the end in 2019 for the European Championship, I had 9 staff members. That means that the people in Hungary started to understand if they want to make a good national team, we have to increase everything and to find a good staff to help the team winning. E questa, diciamo, ha avuto, diciamo, una specie di una challenge in Ungheria, in cui all'interno della nazionale doveva fare, diciamo, tutto da solo, quindi la preparazione fisica, analizzare i video, analizzare le partite, doveva fare da psicologo, da tecnico. Questo è iniziato nel 2014 e nel 2019 è riuscito ad avere 9 membri dello staff, e questo ha portato appunto a un evidente cambiamento del pensiero, diciamo, degli ungheresi, che hanno comunque capito che bisogna trovare uno staff e che è impossibile che un'unica persona possa creare le fondamenta per una squadra nazionale. So I think this is the most important thing for winning. It's money, program, players, staff, and after all, it's very easy to say in the dressing room, okay, we shout and we are going to win. No, winning includes something more. You have to do something more than your opponent for winning. If every player is doing a little bit more, so sleep better, rest better, train better, and we are, instead of 10 minutes talking during the warming up, we are very focused 10 minutes during warm, it's 10 minutes more, but 300 practice, 10 minutes you are losing, and then you are focused, it's 3000 minutes that you were doing more than your opponent because they were chatting during the warming up. So winning is also this. Winning is doing more than your opponent. And if you cannot do more, it's to do it smarter. It's to do it more intelligent. Quindi, cioè, riassumendo, ciò che segna la vittoria è sicuramente, sono sicuramente i soldi, il programma, i giocatori, lo staff e fare di più. Questo è richiesto un po' dall'intera squadra, che comprende l'allenatore, i giocatori, ma anche lo staff naturalmente, che può essere dormire meglio, allenarsi meglio, essere più focalizzati sui propri obiettivi e sull'allenamento. Bisogna appunto fare di più degli avversari, perché se magari 10 minuti durante il riscaldamento si parla, al posto che stare concentrati e fare il riscaldamento, questi 10 minuti vanno persi. Mentre se si sta concentrati e l'avversario parla, si è comunque recuperato o si è avanti, diciamo, 10 minuti in più dell'avversario. Questo significa fare di più dell'avversario, e se non si riesce a fare di più, farlo comunque in maniera più intelligente. Bene, bene. Jan, quali sono i principi con cui strutturi il tuo allenamento di pallavolo? Well, it's quite easy. First you have to find out what kind of sport is volleyball.
Gaia? Ok. Ah, ha detto che è comunque abbastanza facile. Come prima cosa dobbiamo capire che tipo di sport è la pallavolo. First of all, it's a very open sport. It's not running 100 meters in one straight lane. It's the most open sport with six players on a small court who have to understand each other, where there is a lot of automatism has to go on to keep the ball alive. Da pallavolo è uno sport molto aperto, il più aperto, in cui comunque non si corre per 100 metri su una riga chiusa, tra virgolette. Ci si trova in campo con sei giocatori che devono cercare o devono comunque capirsi l'uno all'altro, pieno di automatismi. So it's to train. That's the first thing is, if it's an open sport, you have to train it in an open way. It's not always repetition, repetition, repetition. It has to be open. It has to be a lot of different situations because our sport is very complex and a lot of different situations. So we have to train in this way. We have to train it in an open way. Essendo appunto la pallavolo uno sport molto aperto, bisogna allenarlo anche come tale, quindi in modo aperto. Non bisogna focalizzarsi esclusivamente e continuamente su ripetizioni, ma bisogna adattare l'allenamento a situazioni diverse che possono trovarsi all'interno di una partita e che possono anche essere complesse. Quindi allenare la pallavolo in modo aperto, ecco. But that is very difficult to start with this, because volleyball has a lot of different techniques, how to play a ball. And maybe the most important rule is the ball is always flying. And how to control a flying ball? You have only allowed to touch the ball very shortly. You cannot catch the ball. You cannot control the ball with your foot, like in football, or dribble like in basketball, or dribble like in handball. It's impossible. No, the ball is arriving to you and you have to play it. And not only just to play it, you have to play it very precise to a setter. The setter has to play it very precise to the attacker, and the attacker has to put the ball on the court against six lions who want to defend the ball. It's not easy. I mean, okay, for making it open, you need to learn first a lot about different techniques. So, allenare in questa maniera è molto difficile perché appunto ci sono molte tecniche diverse per come possiamo toccare appunto la palla. E la palla è sempre in volo e la si può toccare solo per un momento ristretto, cioè non è come nel calcio che si può toccare la palla quante volte si vuole. Bisogna fare un tocco breve, preciso, per poi passarla all'alzatore che deve fare un tocco altrettanto preciso e ristretto, e poi l'attaccante deve mettere la palla nel campo avversario contro sei leoni, dice Jan, che provano a difendere la palla. So it's very important, and two most important skills is, first is to know about ball trajectories. Every ball is flying and has a trajectory of the ball. And during the trajectory of the ball, you have some time as a player to react, to go to an attack position, to cover. So you have to study very well the ball trajectories. What is giving me time? What kind of displacement can I make during that ball trajectory? And the second thing is you have to know the speed of the ball. How fast is it coming? Is it coming slow? Is it coming at a medium speed? Is it coming very fast to you? How can I move? Can I make one step? Or I have to stay fixed or whatever. So it is mastering the ball in time and in space. That's really difficult. Bisogna comunque conoscere le traiettorie della palla, quindi calcolare se si ha tempo per reagire, che cosa si può fare durante questo periodo di tempo, ci si può spostare, bisogna stare fermi.
e questo è strettamente correlato anche alla velocità della palla. Quindi capire quanto veloce arriva una palla, se si ha il tempo di spostarsi, dove bisogna spostarsi e anche come bisogna spostarsi. A very important principle is that every action is not an action on its own. There is always a before, a during, and an after. And yeah, okay, explain first. C'è, diciamo, un valido principio che è quello che appunto ogni azione non è un'azione, non è solo un'azione, ha sempre un prima, un durante e un dopo. And a lot of players are doing very well in the first two parts. They are observing and they are doing the movement and they are playing the ball. And that they are doing pretty well. Even after a short time of practice, they are doing the first two parts very well. But the after is always a problem. Or they forget to cover, or they forget to take another defense position, or they forget to go quickly in block position. So we have always to find exercises where we focus not only before, during, but always after is very important. Molti giocatori fanno bene le prime due parti, quindi il prima e il durante. Magari leggono bene la traiettoria della palla, riescono a muoversi in tempo e riescono ad intercettare perfettamente la palla. Ma ciò che manca di più nei giocatori è la parte finale, ovvero magari dove spostarsi in copertura, e di tornare nella posizione di muro, eccetera, eccetera. Quindi bisogna fare esercizi dove ci si focalizza non solo sul prima e sul durante, ma soprattutto sul dopo. And a lot, but it's all over the world. And a lot of coaches are just busy with the during, the touch of the ball. They throw the balls and you have to bagger and like this. But this I call the visible part of the action. But there are not a lot of exercises to improve the invisible part. What do you have to look at before? What do you have to do after? So for me, as a secret, okay, to train more with the youth, the invisible part than the visible part. And now it's totally, with a lot of coaches, it's totally the opposite. They are just busy with the visible part. First this, and after I continue. Okay. Questo succede un po' in tutto il mondo. Gli allenatori spesso sono focalizzati semplicemente sulla parte, cioè sul presente, sulla parte quindi visibile. E diciamo che è anche quella più facile da allenare, però per appunto Jan è più importante quella, la parte invisibile, quindi il dopo e anche il prima, che comunque sono più complesse da allenare. So this means also that sometimes you have you want, it's an open sport, you want that your players are creative, that they are not always repeating the same thing. So that means sometimes if you want to train open, you have to go beyond the rules, out of the rules. That means you can play with five contacts. You can play with eight players on the court. You can play with two balls. And this is developing a lot of creativity, a lot of thinking what we have to do. And there they are going to benefit later when they play the normal game. Questo significa che appunto, cioè se ribadisce, viene ribadito il concetto
del fatto che la pallavolo è uno sport aperto. Quindi se lo si vuole allenare come tale è necessario sviluppare la creatività di un giocatore e per questo bisogna andare oltre le regole. Ciò significa che si può giocare con 5 tocchi, con più persone a rete, con 2 palloni. Questi tipi di esercizi di allenamento svilupperanno il pensiero e la creatività del giocatore e avranno benefici poi successivamente nel corso della stagione. And the most important thing I think is first the players have to understand the situation. For example, if you play 2 against 2, when the ball is coming to me, you are becoming the setter. When the ball is coming to me, when you see the ball very fast, you are quickly going to the net before I touch the ball. A good player is already on the post of setting, on the setter's position, before the receiver is touching the ball. And after he's giving a set, he's going to cover. And the one who's touching the ball is going to attack. And afterwards, they take back again the position. So if the players know what to do, how they have to move, that means they understand the situation. And then afterwards, it's going to be easier to teach them 3-3, 4-4, or 6-6. I say we have to stay with the youth a long, long time in 1-1 and 2 against 2 situations. Because 2 against 2, you can play, and they are both next to each other. They can be behind each other. They can be diagonal of each other. They can take all different positions on the court. And there is coming, who is taking that ball? Oh, this is mine. What are you doing after? What are you seeing? What are you doing? Understand? Yes. I was just typing down. Yes. Una delle cose più importanti è quella che il giocatore deve capire in che situazione si trova. E per esempio nel 2 contro 2, quando la palla viene a me, l'altro giocatore deve capire immediatamente che sarà il suo turno di palleggiare, che quindi lui diventerà un palleggiatore. E ancora prima che io tocchi la palla, lui deve essere a rete in quanto deve aver appunto letto e visto la traiettoria della palla. Dopo il suo palleggio si posizionerà in copertura e questo appunto fa di lui un buon giocatore. Anche gli allenamenti 2 contro 2 possono essere fatti in svariati modi. Si può giocare sulle diagonali, di fronte all'altra, uno dietro l'altro, cioè con i giocatori uno dietro l'altro o comunque stabiliti e posizionati in modi differenti. Questo stabilisce anche la percezione del campo e sviluppa anche la mente e la creatività del giocatore. A lot of coaches, youth coaches especially, are going too fast to 3-3, to 4-4, to 6-6. And then you just count, and we did studies about that a lot in Belgium, you just count the number of touches a player is making when you are playing 2 against 2, compare it with 3 against 3 or 4 against 4, you arrive to 50% less touches of the ball when you start to play 3 against 3 and 2 against 2. So it's a very important thing in practice. I want that my player is touching a lot the ball. How can you master this ball if you are not touching the ball? So I have to organize my trainings where the children are touching a lot the ball. One player, one ball, one player, 2 players, one ball, maximum. All the trainings in the first part of the week, not going to 3-3 or to 6-6. Even if we have to play in the weekend 6-6, stay a long time in 2-2 situations.
Ok, molti allenatori vanno troppo veloci, quindi passano dal 2 contro 2 subito al 3 contro 3, poi 4 contro 4 per arrivare al 6 contro 6. E quindi un giocatore tocca in media la metà dei palloni che toccherebbe se giocasse 2 contro 2. Lui vuole che i suoi giocatori tocchino più palloni possibile ed è per questo che all'inizio cerca di evitare o comunque evita il 3 contro 3 e il 6 contro 6, anche se nel weekend hanno una partita. Promuove molto il 2 contro 2 perché appunto fa sì che un giocatore tocchi più palloni possibili e sviluppi anche un contatto, diciamo, fra il giocatore e la palla. It's always a question in training, okay, you want a lot of repetitions or you want to train more open and variation, a lot of variation. There is a famous book now out. It's a range. You can see it? Yes. Range, and it's about you can train very specific or you train more open, different sports. They give examples. For example, Agassi was training very specific in the Nick Bollettieri school, but Federer was training very open. He did a lot of different sports and afterwards he became more specific. So I think in general, we have to train more in the second way, to open, to give a lot of touches. Who is telling you that you cannot in the winter go outside? It's not raining outside. You can go outside. You can go to run. You can play football. You can play basketball like this. Is it going to be like this for volleyball? No, I don't believe it. And the fact that you are making the movement, the general movement, wider for players, they are going to profit from it later on. Less injuries, better coordination, better ball handling. È sempre, bisogna sempre porsi questa domanda. Se ci si vuole allenare basandosi principalmente sulle ripetizioni o sulla variazione dell'allenamento. Appunto, ho fatto vedere prima un libro che si chiama Range e parla di allenamenti specifici o comunque modi più aperti di tenere un allenamento. Ha fatto l'esempio con Agassi, in cui che è uno che focalizzava l'allenamento in modo specifico, mentre Federer era più aperto, più vario anche, cioè praticava più sport e poi è diventato più specifico col tempo. Chi dice che se si gioca a pallavolo magari durante l'inverno non si può andare a giocare a calcio piuttosto che a basket o andare fuori a correre? Questo è solamente un movimento in più che porta ad un'amplificazione del profitto poi durante la stagione e aumenta la coordinazione dell'atleta. Bene, bene. Andiamo alla domanda successiva, che è inerente al 6 contro 6, quindi all'allenamento 6 contro 6, Jan. Che cosa ci dici su questo tipo di allenamento e come lo imposti? Of course, at the end, when we are adults, we have to play the game 6-6. And you can say always, okay, the best transfer to the real game is to do the 6 against 6 every training, yeah? And to train as specific as you want. But I am not sure that this is going to give the best result. I prefer, okay, first to develop the players individual on the physical side, on the technical side, on the individual tactical side. And then slowly, okay, putting them more in the 6-6. Of course, it's
essential and necessary on the 6-6, but I don't believe that you have to do it every training. Dice che ovviamente il 6 contro 6, cioè più grande si diventa, è necessario perché le partite poi vanno giocate effettivamente 6 contro 6. Nonostante ciò, lui pensa che fare 6 contro 6 ad ogni allenamento ed essere specifici in ogni allenamento non sia il miglior, cioè non dia i migliori risultati. Prima bisogna focalizzarsi, diciamo, sull'atleta individuale, quindi migliorare fisicamente e tecnicamente. Ovviamente 6 contro 6 è appunto è essenziale, ma non sempre necessario. Of course, six game is important because it's going about roles, it's going about responsibilities, it's going about agreements. We have to make a plan, how we are going to stop this attack, how we are going to stop this service, are we going to receive with two, with three, with four. There's a lot of things to do in the 6-6 and you have to invest time in it. Il 6 contro 6 è naturalmente importante, dietro questo gioco comunque ci sono varie pianificazioni, quindi bisogna capire come ricevere, dove mettersi in difesa, bisogna investirci del tempo, anche perché bisogna comunicare all'interno della squadra, poi vi sarà sicuramente un feedback anche esterno. I like a lot the way Garry Kasparov is a chess player, who he was making his plan for the game. And he was talking like this. The first part of the game, we have to stick to the plan. The coach made a game plan. And we stick to the plan. We are serving to that player. We are blocking, defending like this. Counterattack, we use the weak points and like this. So we stick to the plan. From 8 to 16, maybe you have to translate this first. A lui piace molto ciò che diceva Kasparov, che è un cestista. Gli piaceva molto come pianificava le partite. Ovvero che nella prima parte della partita bisogna essere focalizzati secondo il piano che si è sviluppato durante la settimana, quindi passare a questo determinato giocatore e far sì che questo determinato giocatore si trovi nella posizione prestabilita. The second part of the game between 8 and 16, it's to attack. It's really to try as quick as possible to make the break. A break in volleyball is to make a difference of 3 to 4 points with the opponent. So it's a part where we have to attack. And the third part, let's say from 16 to 25, is the part of control. We are going not to make a lot of errors, individual errors anymore. We have 3-4 points in advance. Let's play good side out. We stay in control of the game. So these three parts are also in volleyball, I think, very important. Stick to the plan, attack, control. E la seconda parte inizia dall'8 e termina più o meno circa al 16. È la parte di attacco. Quindi bisogna cercare più veloce possibile di fare break e creare una differenza tra noi e l'avversario di 3-4 punti. La terza parte va dal 16 al 25 ed è la parte di controllo. Quindi cercare di non fare errori individuali e fare più cambi palla possibili. Quindi restare comunque nella zona di focus. Questo è molto importante appunto anche nella pallavolo, non solo nel basket. In that first part, okay, we stick to the plan.
so we can practice during the trainings. We are putting a team and they are going to attack in the same way like the opponent team is attacking. The player on position two is attacking by preference, always in the line. How are we are going to organize or block defense against that player? They play very few middle, only the shoot. They play in the middle sometimes. On position four, that player is only tipping. So we have three players there in the front row. How we are going to organize or block defense system against those players? And okay, we ask from the second team or the other team to use that type of attack. And that's a very important part in the practice in the six against six for me. And it's very difficult because the player doesn't like to hit in the block. If the player in position two has to attack in the line, okay, she knows that there is going to be a block in the line. She wants to avoid this. No, no, no. Stick to the plan. Follow the plan of the opponent. Do what the opponent is doing. And that's one part of the practice, okay, we have to try to do good. Ok, allora la prima parte è appunto seguire il piano. Quindi anche durante l'allenamento si danno degli specifici input agli attaccanti, per esempio l'attaccante di zona 2 dovrà attaccare in parallela, quello in zona 4 farà esclusivamente pallonetto, mentre quello in centro avremo una direzione più precisa del suo attacco. E questo è molto difficile perché comunque gli attaccanti non piace attaccare nel muro, che si ritroveranno davanti senz'altro, in quanto entrambe le squadre faranno, diciamo, le stesse identiche cose. So, the problem is, if I prepare my team and for the weekend, and on the other side, there is Boskovic, for example. So when Boskovic, she is left-handed, and in my substitute players, I have nobody who is left-handed. They are all right-handed. All my players are right-handed. So how can I do then Boskovic? So I have to find it out of my team. Maybe there is a good, in the same town, there is a good man team with a left-handed opposite. Oh, please, can you come to the training? You have to play Boskovic all the week during our training. What is Boskovic doing? She is doing like this, like this, like that, and you are going to play. So this is the creativity of a coach. When you have to play the 6-6 and you look what you have to do against an opponent, you have to find the best imitation possible and to go out of your team and to call one or two boys. If I want to defend Egonu and not one player is able to attack over the block in my team, so then I have to call a boy to go over the block and to hard in the sharp cross court that the players are getting used to defend this. Il problema si pone quando all'interno della propria squadra non c'è un giocatore riconducibile ad un altro all'interno della squadra avversaria alla quale si andrà a giocare contro nel weekend. In questo caso bisogna trovare, diciamo, un sostituto che sostituisca questo attaccante. Ho fatto l'esempio con la Boskovic, che è mancina. Se all'interno della tua squadra nessuno è mancina e sabato tu dovrai andare a giocare contro la squadra in cui la Tatiana Boskovic è presente, devi trovare qualcuno che la sostituisca, devi chiamare maschio piuttosto che altri atleti mancini che la imiteranno durante la settimana in preparazione della partita. So then is the thing is, okay, the game is to play for points. So you can do a tactical part in the first part and everybody has the role, but there I don't like to play with points.
because the opponent has to go in certain directions. So normally it's easier for the block defense team to make the points. So no points, just practice the situations. Then of course we are going to play for points also, because that is also necessary. Do I choose always a first team against a second team? Then I have to variate with the points. I have to start with a score 21-17, for example, for the second team, and the other team has to win. Or I make mixed teams and I put the strongest lines on the net against each other and the weaker lines, so-called weaker lines, behind. And then we change and we do rotations like this. And so it's always to find the good challenge when we play for points. Personalmente non mi piace giocare molto con i punti nella prima parte dell'allenamento. In questa prima parte, appunto, cioè solitamente in difesa c'è, cioè il break, all'interno del break si fanno più punti ed è proprio per questo che nella prima parte vuole evitare un punteggio, così che le due squadre pratichino le situazioni senza focalizzarsi su un punteggio. Poi naturalmente alla fine, verso la fine dell'allenamento, verrà reintrodotto. Questo però non significa che il punteggio deve rimanere sempre quello standard, può subire variazioni proprio come anche la squadra. Difatti si può, non bisogna per forza giocare con non so, la squadra titolare e la squadra contro la squadra di riserva, si può mischiare, si può partire per esempio il 12-21, cosa che noi facciamo abbastanza spesso durante allenamento. Si può partire con gli attaccanti più forti davanti e le linee difensive con la squadra di riserva. Ci sono molti modi diversi, diciamo, di mettersi alla prova e vedere l'allenamento come anche una sfida. I prefer always to play very short games, only to 3 or to 5 points, for example. Because I want that for every point, they have a mentality over my dead body with the blood in my eyes, the killer instinct, and not to play. Like when there is a difference, you know, when you start to play normal and there is a difference of 5-6 points, the other team is going to slow down. And with girls especially, they slow down a lot because they also want that the other team is winning some points. So that's why I'm not doing this. I try to make really short games, up to 3, the first to 3 points, the first to 5 points, and with this mentality over my dead body. Preferisci giocare set molto corti, che variano da 3 ai 4 punti, perché vuole che i suoi atleti e le sue atlete abbiano quello spirito combattivo per il quale non vogliono far cadere nessuna palla, quindi le azioni diventano lunghe e si complicano, vogliono quell'istinto, diciamo, da killer col sangue negli occhi e il fuoco all'interno delle proprie atlete, perché soprattutto nelle donne è più facile che si abbattano quando la squadra avversaria è avanti di 5 o 6 punti. So some years ago they made a study that the team was arriving first to 8 points. So, and the team was arriving first to 8 points is winning for 80% the set. So you are winning you are leading 8-5, 8-6, 8-7. That team with the first at 8 is winning for 80% also the set in studies. They made all over the competitions all over the world. It's a lot. So that means it's so important how to start directly full power,
full focus to win that first part. That's why also an explanation for the short sets. So important beginning of the set. È stato fatto uno studio in tutto il mondo calcolando tutte le competizioni che la squadra che arriva prima agli 8 punti ha l'80% delle possibilità di vincere il set, o meglio vince il set per l'80%. Quindi per questo è molto importante partire al massimo e appunto vincere la prima parte, quindi arrivare per primi agli 8. So there is a lot to say about the 6-6. Like I said in the beginning, it's absolutely necessary, but especially if you are in big competitions like Italy, Turkey, and so on, you have so many games. Wednesday, Saturday, the final fours of the cup, and like this. They play all over the season with an average of 2 games in the week. So if you are doing there all the time, the 6-6, I think the players are like this with the 6-6. So please take in consideration, okay, also the health of a player, not always to train something different, to train individual, a lot, one player, one ball, to make a lot of variation, because at the end they are going to fed up. And you want that they are still hungry for playing very good playoffs where they feel, now. So think about this, that during the year, slow down in the 6-6. Also before the playoffs, slow down, do some individual work, and you are going to benefit from it later during the playoffs. Sul 6 contro 6 c'è molto da dire, è senz'altro necessario, però soprattutto in stati con grandi competizioni come per esempio l'Italia o la Turchia, in cui si hanno moltissime partite da giocare durante la settimana, circa 2 alla settimana, se ogni giorno si fa il 6 contro 6, i giocatori non ce la faranno più, inizieranno anche ad odiare il 6 contro 6 e arriveranno con una scarsa motivazione alla partita. In questo caso bisogna focalizzarsi sulle, diciamo, singolarità del giocatore, sull'individualità di esso, quindi fare più tecnica magari, o anche semplicemente affidare, diciamo, una palla ad un atleta, quindi fare 2 contro 2 o comunque cercare di ridurre la quantità del 6 contro 6. Ok. Perfetto. Jan, siamo, diciamo, quasi alla fine, perché è stata una lunga serata. Volevo farti un'ultima domanda, no? Come imposti il rapporto con i tuoi giocatori e con le tue giocatrici? Sì, non capito. Sì. So the first thing I want to say, it's totally different where you work, from country to country, from culture to culture. There are a lot of different habits. La prima cosa da dire è senz'altro che il posto in cui lavori è sempre diverso. Quindi bisogna anche considerare il fatto che la relazione tra atleta e allenatore sia diversa in base alla cultura e in base allo stato in cui ci si trova. For example, the role of a captain in Turkey is totally different than the role of a captain in Belgium or in France. Totally different.
Il ruolo del capitano in Turchia è completamente diverso dal ruolo del capitano in Francia o in Belgio. So actually, as a coach, you have to address only to one player there. It's to the captain. And she will take care of everything for the players, from the dress code, from the bus transport, from the timetable, from this. You just speak only with the captain and not to anybody else. In Turchia ci si riferisce al capitano, che poi andrà a divulgare le informazioni alla squadra, decideranno poi successivamente, non so, come si andranno vestiti, gli orari di allenamento, però comunque l'allenatore avrà contatto esclusivamente, tra virgolette, con il capitano, che riferirà poi tutto alla squadra. So my first practice there in Fenerbahce, ok, è la sua prima esperienza, sarà quella in Fenerbahce. Sì, il primo allenamento, the first practice, first training. So they are going in one line, horizontal, in front of me. They are in one line, horizontal, okay? And I told them, listen, we are not like this. We have to make a circle. And I'm speaking and addressing my words to the circle and not just to the captain, and then she will tell it to the others. I said, no, it's not possible in Turkey. I said, yes, it's possible. Why? No, it's culture. It's about this is tradition. You cannot go. So you have to be really careful where, in which culture you are, okay, how you build up your rapporto, your contact with the players. Yeah? Just this as an illustration, to give to you. Sì, la sua prima esperienza proprio nel primo allenamento a Fenerbahce, le ragazze erano posizionate in una riga orizzontale davanti a lui, e lui ha detto che avrebbe preferito, comunque preferiva, se si mettessero in cerchio, perché così avrebbe avuto un miglior contatto visivo, o comunque lui ha detto che parla con, diciamo, col cerchio di persone, non si riferisce esclusivamente al capitano, e le ragazze comunque hanno detto che non era possibile cambiare questo modo di fare, perché apparteneva alla tradizione, quindi bisogna essere anche molto attenti al luogo in cui si lavora. And the second thing is little anecdota is I was 10 years coaching only men team. And then before I go to the women team, I asked my wife, who was also a player, I asked her which mistakes I cannot make with the ladies. Appunto, lui ha avuto un lungo percorso in cui allenava gli uomini, e poi quando ha deciso comunque di cambiare sponda e allenare le donne, ha chiesto a sua moglie, che anche lei era una giocatrice, quali errori non può assolutamente fare o permettersi di fare con le donne. And she told me like this, be straight and honest with all of them. Don't talk too much with one player. Try to talk as much as possible, but with all the players, and for everybody, the same and honest and straight. Ciò che lei gli ha detto è stato di essere onesto e con tutte, e di non parlare troppo solo con un'unica ragazza, ma appunto di rivolgersi al gruppo e coinvolgerle nello stesso modo. The second thing is, when you are in a group in a timeout and you address to one player, but in the group the girls always take that. With the men, no. The men accept, yeah, you made 3-4 mistakes, come on, let's do it. If you do this with a woman team, you break not only one player, but you break also the friend of that player, and you break maybe all the team. So never do that. Take her apart. Say it softly, apart. But don't do it in the group.
una cosa molto diversa anche dagli uomini alle donne è che mentre con gli uomini puoi, diciamo, fare un cambio immediato o comunque arrabbiarti o discutere con una persona davanti all'intero gruppo, con la donna questo è già più, un po' più limitato, devi trattarla un po' meglio e, cioè non meglio, semplicemente usare parole un po' più soft e non essere troppo aggressivo nei suoi confronti, perché non andrai solo a ferire lei, ma vai a ferire le amiche e poi si feriscono altre amiche, quindi si va a creare uno scompiglio di gruppo e distruggere anche un po' il gruppo in sé. And what I want to say about the relations is, as a head coach, you want to control a lot. So when I was a young coach, I think I wanted to control too much. I think my responsibility is from the first minute that they enter in the gym till they go out, that belongs to my responsibility. What they are doing privately, it's their business. In the beginning, I also wanted to educate maybe too much a player, and to do also and to speak about your rest, don't drink alcohol, don't smoke, and like this. And you take players apart and you educate them out of the court. When I grew older, I gave up a little bit this, and I do only when necessary, or I call my psychologist, okay, when we discover something. But this control should be done internally among the players themselves. Before, I was going to intervene in this kind of things. Now I let that go more, say, it's already enough. From that moment they are entering till they go out, this belongs to my responsibility. Un'altra cosa che volevo aggiungere riguardanti alle relazioni è che all'inizio, quando si è un giovane coach, si voleva controllare troppo la squadra, nel senso che si voleva anche educare le ragazze o i ragazzi. Quindi si andava in un certo senso a decidere o a comunque consigliare di non fumare, non bere, piuttosto che fare altro. Questo col tempo ha capito che, diciamo, era un approccio sbagliato, nel senso che la responsabilità del coach è quella di educare all'interno della palestra. Quello che succede al di fuori, prima o dopo allenamento, è un problema dell'atleta. And of course there is a difference when you have young players, or I don't say older but more experienced players. It's logic that you, in some way, your communication is different with the young ones than with the older ones, than with the experienced players. With the young ones, it's, yeah, that one has to learn so much, and you are talking about physical progression, technical progression, this tactical, and with the older players is about more about choices, which option they can take. They say, oh, don't forget, you still have the pallonetto to do, and you can do it there diagonal. Just don't forget it. And it's another communication with a younger one than with an experienced player. Naturalmente c'è una differenza anche nella comunicazione tra l'allenatore e un atleta con più esperienza e l'allenatore e un atleta più giovane con meno esperienza. Quelli giovani devono appunto imparare molto, non solo tecnica, anche per quanto riguarda il fisico e il proprio corpo, mentre con quelli più esperti l'allenatore ha il ruolo di ricordare le opzioni, per esempio appunto che guarda, ricordaci, c'è l'opzione di fare il pallonetto, semplicemente non dimenticare. E anche qui appunto la comunicazione è molto diversa. My thing is also that
I am, and I never did in all my life, I never insulted one player. Because we are all human beings. And I think they are not deliberately doing a bad action. If they do, they don't belong to the team or they don't belong to the volleyball sport. But I can never insult a player because she is not controlling very good a ball. I never did it in all my life. I'm never going to the dressing room after a game. I want that the players emotionally slow down. And the only one time that I went to the dressing room was to congratulate them for a good performance that they did. And one time I ended also because it was really bad. And I just said, okay, tomorrow morning, we will have first a meeting before we start the power training. And then stop. But don't, emotion is a bad guide to talk to somebody. I prefer that they are calming down, slowing down, and the next day when everything is ready, we can talk. Una cosa che lui non ha mai fatto in tutta la sua carriera è stata quella di insultare un giocatore o una giocatrice, perché comunque siamo tutti esseri umani e di certo non si sbaglia apposta, non erriamo perché lo vogliamo. E se accade questo, la persona non appartiene al gruppo, non appartiene al mondo della pallavolo e soprattutto non appartiene all'interno della squadra. E un'altra cosa che ha detto è che non è mai andato in spogliatoio, eccetto appunto due volte, una per congratularsi dopo una performance particolarmente buona e l'altra era semplicemente per riferire che al mattino seguente si sarebbe tenuta una riunione. Pensa che parlare dopo una partita in cui comunque le emozioni sono poco controllate sia una cosa negativa, ma per il semplice fatto che è molto difficile controllare le emozioni, soprattutto anche di un atleta, quindi preferisce semplicemente che l'atleta si calmi e si tranquillizzi e la riunione poi si terrà il giorno dopo. There are no golden rules for it. It all depends of the moment, the situation, the players you have, what you are going to say or to do, sometimes individual, sometimes in the group. But to end, maybe the end is there is a very nice Chinese proverb that says, to know your opponent is wisdom, to know yourself is superior wisdom. So as a coach also, I think it's very important to know yourself, how you are, how to control your behavior. And my task as a coach is not only, I think, to teach volleyball, but it's to teach them a way of life and to give them some values. And a team sport, I think volleyball is one of the most beautiful team sports where you can transmit those values. Traduco ancora questa parte. È importante, okay. La più importante di tutti. Ha detto che non ci sono comunque regole d'oro, nel senso che alla fine cioè dipende molto anche dalla squadra che si ha, dai giocatori e dalla situazione e dal momento in cui ci si trova. C'è un proverbio cinese che dice che per conoscere il nemico appunto bisogna essere dotati o comunque bisogna essere intelligenti e conoscerlo a fondo, ma per conoscere se stessi bisogna essere maggiormente intelligenti, diciamo. E quindi ciò che deve fare un allenatore non è solamente insegnare la pallavolo, ma insegnare anche a vivere e a trasmettere dei valori ai ragazzi o alle ragazze. Molto bello, molto bello.
Grazie Ian di questa straordinaria serata che ci hai offerto. Siamo veramente contenti, piena di pallavolo e piena di umanità, ma io Ian lo conosco abbastanza bene, no? Penso lui è venuto a casa mia, io sono andato a casa sua e non avevo dubbi su questo, insomma, che riuscisse, come dire, a mettere insieme la grande pallavolo e la grande umanità della persona. Per cui anche questi ultimi consigli saranno sicuramente di grande aiuto per i nostri allenatori. È stata una bellissima serata, una bellissima cavalcata, Ian. Io ti ringrazio a nome di tutto Io Sto a Casa e Parlo di Pallavolo. E volevo ringraziare anche Gaia, che è stata bravissima. brava Gaia. You did it excellent, wonderful. Thank you so much. And grazie Maurizio per l'opportunità. Thank you for the opportunity to tell a little bit about my... Grazie a te per la serata che ci hai dedicato. È stata una serata straordinaria. Rocco, peccato che non c'era Rocco, vero? Lo salutiamo comunque, facciamo un forte abbraccio. Eh sì. Quindi salutiamo anche lui. Che dire, speriamo di riaverti ospite in un'altra occasione e speriamo anche che ascolterai qualche tuo collega nelle prossime trasmissioni. Grazie, ok Maurizio. Ok, una buona serata a voi. Ciao, buona serata a tutti allora. Ciao, grazie. Thank you, Agaia. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye.